Nuovo spazio di spunti e spuntini, torniamo in diretta, adesso andiamo a collegarci con la collega Lucia Petraroli, ecco ti vediamo se la regia, ecco siamo in collegamento, ben trovata Lucia, benvenuta su Spunti e Spuntini. Bentrovata a te, grazie mille per lo spazio che mi dedicate. Allora, ti abbiamo invitato perché questa sera sulla nostra emittente, su Teletruria, è in partenza un nuovo format, una nuova trasmissione, il Club del Lunedì, che tu condurrai a fianco del direttore Luca Caneschi. Quindi volevo chiederti cosa troveranno i nostri telespettatori in questa nuova trasmissione, quali saranno i temi che tratterete, ecco, aggiornaci un po'. Beh, innanzitutto volevo ringraziare tutta Teletruria, il suo staff, insomma il Caneschi, l'amministratore delegato e soprattutto la famiglia Busoli, mi dà l'opportunità appunto di andare a mettere in scena un format così importante ed ambizioso, quindi grazie davvero. Sarà a 360 gradi un programma che tratterà di sport, di tutte le serie, insomma partendo dalla Serie A fino a finire alle serie minori, compreso l'Arezzo tanto amato ovviamente di Teletruria. Faremo un, diciamo, un riassunto di quelle che sono state le giornate di campionato che ci andremo a vivere insieme proprio su Teletruria lunedì alle 21:15, quindi un riassunto di quella che è stata una giornata di campionato e di tutti gli avvenimenti del weekend più importanti. Quindi ovviamente dico ai nostri telespettatori di stare sintonizzati da questa sera alle ore 21:15 sul canale 10, saremo presenti con Luca Caneschi e un parterre de roi, perché attenzione, appunto devo ringraziare per questo la famiglia Busoli e Teletruria, che ha permesso insomma di avere in studio ospiti davvero di rilievo nel mondo dello sport e del calcio. E non ci puoi dare qualche anticipazione? Dai, qualche nome così? Beh, stasera in studio ci saranno punti di riferimento del calcio, insomma ex giocatori come Celeste Pin, come Pelicanò, come Michele Fratin, intermediario di mercato e manager di Giancarlo Antagnoni, bandiera viola, ma non solo, anche dall'altra parte dello studio un parterre formato dai numeri uno dell'Arezzo Calcio, ovviamente femminile e maschile, ma in collegamento avremo anche dal Brivido Sportivo, nostro partner della trasmissione, il caporedattore del Brivido Sportivo Tommaso Borghini, e insomma tante notizie, news e collegamenti che non vi vogliamo svelare, perché essendo la prima puntata poi ci avvaleremo anche di... sì, sono già tanti tantissimo. Noi insomma cercheremo di dare il meglio e saremo anche collaudati da uno studio tecnico, da una redazione e da un'inviata, insomma, che poi stasera vi faremo scoprire. Intanto ringrazio la regia che ci ha proposto la sigla del programma, quindi già i nostri telespettatori possono familiarizzare intanto con questa sigla e di volta in volta scoprirla ogni lunedì con i tantissimi contenuti per gli amanti dello sport a 360 gradi. Quindi io ti ringrazio Lucia per questo collegamento, so che sei impegnata e quindi ti lascio agli altri impegni di lavoro, però ti ringrazio davvero per averci dato la possibilità di scoprire in anteprima questa nuova trasmissione su Teletruria, e quindi lascio a te il compito di dare l'appuntamento ai nostri telespettatori per questa sera. Grazie a te Ilaria dello spazio, complimenti per il tuo programma e per naturalmente quello che fate. Mi do l'appuntamento quindi per la prima puntata di questo programma stasera alle 21:15, il club nostro, il nostro club vi aspetta e noi vi aspettiamo in tantissimi per guardarci. Grazie, grazie Lucia. Chiudiamo questo spazio di Spunti e Spuntini. Torniamo tra pochissimo perché ci collegheremo con Riccardo Ciccarelli.